Natale a Napoli attraversa anche luoghi straordinari e mai abbastanza conosciuti e valorizzati. È il caso del succorpo della Real Casa dell'Annunziata, ad un passo dalla Ruota degli Esposti, luoghi che ricordiamo sono aperti tutto l'anno, dove l'assessore alla cultura Antonella Di Nocera ha incontrato alcuni degli artisti che stanno preparando gli allestimenti nella suggestiva location, che permette di unire anche in soluzioni uniche performance, spettacoli teatrali, concerti, reading e visite guidate che animeranno questo ambiente particolarissimo e suggestivo. I luoghi della città sono il nostro patrimonio artistico e vanno curati, aperti alla cittadinanza, e quindi l'occasione di creare delle performance dentro questi luoghi che sono beni storici importantissimi dà valore al bene stesso, facendolo conoscere attraverso quelle che sono le performance degli artisti. Questo connubio tra il bene e l'atto di performance è una direzione giusta, un modo per valorizzarlo. Ed ecco gli artisti al lavoro. Tina Femiano dal 16 al 17 sarà la protagonista di Federì, Le storie sono delle femmine con la bocca aperta, di Patrizia Rinaldi a cura di Carmen Femiano e con Rosario Sparno. È un'emozione fortissima, e per il luogo e per il testo. Un'occasione bellissima anche di testimonianza per la mia terra. Domenica 18 Toni Cercola si esibirà nel concerto per voci scomposte e piccola orchestra. Noi siamo poi volontari di questa nuova Napoli che sta crescendo culturale e mi sento in dovere di portare la musica in questi luoghi, perché Voci Scomposte è un disco molto particolare, quasi di ritualità, più un pittore che contemporaneamente dipingerà le immagini della musica. Roberto Azzurro sarà in scena con la nota drammaturgia del primo processo di Oscar Wilde martedì 20. Credo che il valore di portare il teatro in luoghi che non sono, come dire, canonicamente utilizzati come luogo teatrale sia un modo per chiarire fino in fondo che il teatro non è fatto soltanto di luoghi, ma il teatro è quella cosa che accade nell'interregno di spazio che va dalla attori allo spettatore. Ed infine venerdì 23 il reading Un bacio. In un luogo di culto andrà in scena appunto questa mise en espace di Un bacio tratto dai Mancotroneo, con la regia di Roberto Azzurro, con Gia Martire, con Pietro Pignatelli, con Pino Leonetti, Alessandra Mariani. Io credo che sia importante anche all'interno di un discorso che è quello della lotta all'omofobia e di una lotta partecipata per i diritti civili.